Ciao a tutti, rieccoci qua sul canale di Genetic DNA e a questo quinto appuntamento con Dishonored. Dovremo uccidere il sacerdote. Quindi ora andiamo a cercare questo infame bastardo. Yes. Bene, bene, bene. Dopo aver liberato l'amico Martin. Oh, dove cazzo, dai, dammi il coso. Allora, merda. Questa missione cercherò di farla un po' stealth, cercando di non farmi sgamare troppo. Quindi, piano pianino, sarà un po' lunghetta, piano pianino. Stavo leggendo qualcosa in archivio sulla marchiatura delle reti. Ma va? Sembra Stavi buono. leggendo? Sai Hai mai leggere? assistito al riguardo? Non ho mai visto una marchiatura Oh, delle reti. È un evento molto raro. Lo allora, spiace per piano la tua famiglia, piano, spero che cazzo sono questi per un bastardi. membro dell'ordine, credo. Durante una ritirata abbiamo attraversato una città di pescatori e Allora, no. che cosa aveva fatto? Ops. Il marchio è Tasto riservato a un sbagliato. sacerdote, o persino a un altro sacerdote, che violi i nostri codici e debba essere bandito per sempre. Tieni Ehi, bene a mente Topolini, le ciao sette Topolini. costrizioni e non dovrai mai preoccuparti. Lo farò Eccolo. per te. La città è messa male. Possibile che peggiori. Possibile. Credo proprio di sì. Dov'è? Vai, sparisci. Ok. Via, 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 via. Cavolo, veloce, veloce, sbrigati, entra. Porca vacca, prima che mi sgama. Ok, quindi adesso. Oh, oh. Eccolo lì. Cerchiamo. Addio amico, stai per morire e non lo sai. Zac. Bene, raccattiamo tutto quello che possiamo raccattare. Cos'è? Vabbè, che se ne frega. Questo. Questo. Stasera ci vediamo per un sigaro e un whisky. Sì, certo. Ubriaconi. Meglio nascondere questo corpo prima che arriva dentro qualcuno e lo trova lì semivivo. Sarebbe morto dissanguato, no? Sì, via. Faccia da cazzo. Ok, ora sbirciamo un po' qua fuori, vediamo cosa c'è. Praticamente con questo vedo attraverso i muri, più o meno. Però non mi fido mica tanto, quindi controlliamo bene con questo. Eccoti lì. Quando c'è nessuno, c'è solo quello. Perfetto. Se ne sta andando fuori dalle palle, quindi andiamo. Ah sì, qua praticamente posso scegliere diversi tragitti, bla bla bla. Ok, passiamo dalle fogne che, visto che voglio farlo stealth, evitiamo di farci vedere, quindi passiamo per le fogne. Vediamo un po' com'è la situazione qua sopra. Ok. Dai, vorrei ucciderti, ma no, non posso, dai. Sennò poi succede un bordello. Passiamo di qua e vaffanculo.
queste servono. Ma no, perché? Vabbè. Nessuno? No, eh? Perfetto. Magari c'è l'abitante delle fogne qui in basso. Cos'è qua? No. Mi sa che è sbagliato. Eccoci! Dovremmo penetrare in questo piano pianino senza farci vedere. Tanto posso già che alla fine mi sgamano e mando a puttane tutto il pezzo che ho fatto. Eccoci. Oh cavolo. Oh, porca miseria, ho sbagliato. Via 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 via. Mi stavo per far sgamare. Devo interrompere brevemente, quindi aspettate un attimo che ci sarà un piccolo ok, ecco, scusate questo piccolo scatto, ma ho dovuto mettere in pausa un momentino. Non è... sì, va bene, come dici tu. Scusate. Oh cazzo. Dai, levati che non voglio ucciderti, dai, che mi rovini la mia azione stealth. Levati dai. Maroni. Fichissimo, sto lampadario mi regge, te. È potente sto lampadario. Dai, levati. Dove cazzo sei? Ma cazzo è andato? Ma è sparito? Okay. Ma... boh. Vabbè. Speriamo che è andato via. Sì. È preoccupante. Una ragazza così giovane è facile preda da queste. Sempre che è già stata soggiogata. Lì c'è una porta. E via. Ufficio dell'alto sacerdote. Però mi sa che ho sbagliato posto. Mi sa che ho ratato. Infatti, porca puttana, merda. Il puntalino mi dice che... ma vaffanculo. Infatti qui... qua si va, si va, si va, si va. Si, tiriamo giù tutto qua, tanto... devo rientrare. Mo...
sono abbastanza lunghetti i caricamenti qua, porca puttangela. Il fatto di passare da una porta all'altra. Ah beh. Dai, 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 muoviti. Muoviti. Dai che vuoi uccidere il sacerdote. Non ho mai ucciso un sacerdote. È la prima volta che uccido un sacerdote. Poi passiamo subito. Ok, passiamo praticamente sui lampadari qua, così ci facciamo. Forgiati nel fuoco. O ossa di ratto nella sua biancheria o fra le lenzuola. Sta molto attento. Il ratto nella biancheria. L'esterno è un serpente alato. Cazzo. Beh. Coriander di Morley è scritto. Oh cazzo, via 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 via. Porca miseria, bene. Finalmente. Ecco. Mi sono fatto sgamare come uno scemo. Muori. Maledetto. Cosa vuoi? Ah sì, perché ho contrattaccato. Vabbè, mi è andata una botta di culo, mica volevo contrattaccare. Muovi. Muori, maledetto bastardo. C'è di culo. Cazzo, mi hai quasi tirato giù. Va, lo lasciamo lì, va. Chi se ne fotte. Ok. Bene, bene, bene. Però io, cazzo, non vorrei farmi sgamare subito da... Quindi andiamo su di qui. Eccoci qua. Eccola qua, eccola, 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 eccola. Come lo uccidiamo sto maledetto? Vediamo un po' come possiamo fare. Calista. Sì, dobbiamo aiutare Calista. Ah, dobbiamo anche salvare il lo zio di... Come facciamo allora? Ah, perché vuole avvelenare il tipo lì, mi ha detto. Allora, vediamo un po'. Sarebbe figo avvelenarli entrambi così. No, dai. Scambiamoli così. Sì, ok, perfetto. No, no, merda. Via, 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 via. Oh, madoncina. E vai su. Oh, cazzo. Bene. Abbiamo scambiato i bicchieri avvelenati, quindi in teoria dovremo uccidere il sacerdote. Ora vediamo dov'è sto maledetto. Dove sei? E dove sei? Torneremo da voi quando avremo finito. Nel frattempo fatevi compagnia. Perché la situazione è diventata così odiosa? Eccoli. Ma sono d'accordo, muore una puttana e guarda che succede. Vuoi un po' di vino? È un rosso di tibia. Sì, sì. Non sai cosa ti aspetta, sacerdote. Ora, di merda. Gli affari. Cosa credi sia successo ieri notte? Sinceramente non ne ho idea. I miei uomini, i tuoi sacerdoti, alcune prostitute. Forse troppa birra. Uno scherzo innocente con un pollo e 10 minuti dopo triversando un bagno di sangue. Avrei voluto esserci. Non esagerare, vecchio. Sto bene, carnal. Mi è andato di traverso. Sì, sì. Stavamo parlando di quei sacerdoti. Sono colpevoli quanto i miei uomini, se non di più. Ma hanno una reputazione da proteggere. Non posso permetterti di... Oh no, è impossibile. Chi è stato? Di cosa diavolo stai parlando? Non c'è tempo, ascoltami. Devi dire al Lord Reggente di bruciare il libro nero. Hai capito? Bruciarlo. Il libro nero, cosa dici? Diglielo, avvertili. E poi muori di peste, maledetto incapace. Non mi sei piaciuto mai. Oh. Ma che succede? Campbell. Oh. È morto. Guardie! Guardie, entrate! L'ho ucciso, il bastardo. È morto. Io sono qua su e nessuno mi vede. Per le profezie, che cosa hai fatto? Un trofeo e vai. È stato avvelenato. Prima ma qui c'era un vostro giovane adepto. Forse un iniziato. Catturato. Tu non puoi darci ordini.
Non essere stupido. Sarà già in fuga. Inseguitelo. Io compilerò un rapporto completo. All'oblio il rapporto, Karnau. Consegnami le armi. Subito. Idiota, fa un altro passo e ti scozzo. Capitano, dimentichi dove ti trovi. Qui non hai potere. Te ne pentirai. Liberare la visuale. Oh, mi aiuta. Oh no. Ce ne andremo con la forza. Tutto fumo e niente arrosto. Ehi, piantagrane. Non dovresti essere qui. Oh cazzo. Attenzione, questa struttura è sotto isolamento e in stato di massima allerta. Tornate alle vostre postazioni e uccidete qualsiasi intruso. Ma io intanto mi prendo il libro nero. Chi se ne fotte di quel maledetto. Cioè, prendiamo questo. Poi prendiamo un po' di monetine. Oh cazzo, ma va a fare in culo, ma cosa vuoi te? No, muori. Attenzione, la testa, gli ho fatto quella rivia la testa. Ho decapitato. Tornate alle vostre postazioni e no, hanno tirato giù tutte le cose. Intruso. Merdaccia vacca. Meglio scappare da qua prima che mi sgamano. Via. Lo troveremo. Ok. Torniamo dal barcaiolo. Torniamo dal barcaiolo. L'ho salvato. Vai. Che bello. Attenzione, questa struttura è sotto isolamento e in stato di massima allerta. Ma che cazzo è successo? Tornate alle vostre postazioni e uccidete qualsiasi intruso. Ma sto pal culo, va, intruso. La tua sorella l'intruso. Attenzione, questa struttura è sotto isolamento. In stato di massima allerta. Tornate alle vostre postazioni e uccidete qualsiasi intruso. Bene, quindi adesso ce ne dobbiamo scappare fuori dalle palline. Dalle palline! Via. Merda. Ecco. E abbiamo fatto la fuga. La fuga. Perfetto, abbiamo ucciso il sacerdote, abbiamo salvato lo zio dalla tipa lì, come cazzo si chiamava poi, non mi ricordo più, vabbè, e niente, e boh, dai, non era completamente stealth, però dai, diciamo che mi hanno sgamato poche volte. Solleviamoci dalle palline qua, dalle palline. Dove andiamo? Di qua, ok, di lì, però, porca puttana, no, non ci arrivo, andiamo qui, puffete, no, merda, sì, ciao, buonanotte. Come cazzo ha fatto a vedermi da laggiù? Sto per fare una stronzata, me lo sento. Infatti, merda! Papparappari, pupim, pam, pam. Ok, volevo soltanto sapere, volevo soltanto sperimentare cosa succedeva. E ho scoperto che si muore. Wow, che bella scoperta. Sei proprio un genio. Quindi ci caliamo dalla fune. Cioè fune, catena. La catena fune. Voilà. Ehi, Corvo. Sì. Sono Samuel. Ma va? Sono qui. Ma va? Santo cielo. Cosa? Da quel che ho sentito, Campbell ha avuto una vita agiata. Forse non dovrei. Ha bevuto dire. Un bicchierino di troppo. Un uomo di fede non dovrebbe vivere da barone. Sei pronto? Sì. Andiamo fuori dal cazzo. Bene, missione completata. Ma non finisce qua il gameplay, dai.
Sì, vabbè, dai. Andiamocene. Torniamocene. Al pub. Evlock e Lord Pendleton sono nel cortile. Evlock. Vorranno congratularsi. Certo. Lo so. Ho fatto un lavoro esemplare. Oh, guardate lì che c'è la tizia lì che dovevo salvare lo zio. Dai, diciamogli la bella notizia. Giusto, togliamoci la maschera. Qua non serve. Ehi tu. È vivo. Sì, è vivo. Grazie, Corvo, grazie. Prego. Mio zio è un bravo uomo. Certo. Lo dimostrerà. Va bene. Spero per lui, perché sennò lo uccido. Hai agito senza secondi fini. Accetta questa ricompensa. Un cimelio di famiglia donatomi da una zia. Senza secondi fini. Se lo dici tu. Boh. Sono tutti corrotti. Se vogliamo farcela, dobbiamo eliminare. Qua c'è Pietro. Mio padre voleva che diventassi un sacerdote. Ma vaffanculo, cosa me ne frega. E dobbiamo trovare gli altri. Ehi voi. Ciao. Ce l'hai fatta. Certo. Contro ogni previsione hai eliminato l'alto sacerdote Campbell. E beh. Sapevo che eri l'uomo giusto. La scomparsa di Campbell è un danno per il Lord Reggente. E abbiamo con noi Martin, il miglior stratega al mondo. Il Lord Reggente sarà in preda al panico nella Dunwall Tower. Già. E non dimentichiamo il diario di Campbell. Ora, la nostra speranza è che contenga nei dettagli la posizione e le condizioni di Emily Colvin. Speriamo. La nostra attività sarà stata inutile se non insedieremo la legittima... Cazzo fai con la pistola? Ma sei scemo? Porca miseria. Dobbiamo agire in fretta. Certo, sei fuori di testa. Cioè, sono qui da parte a te. Per poi mostrarla, fare la parte dell'eroe e cementare la sua reggenza. Se non farà apparire presto la ragazza, scoppierà una guerra tra i nobili per chi debba succedere all'imperatrice. Minchia, che cazzo. Già, il tempo ci è nemico. Ma ora dovresti riposare, Corvo. Decifreremo il diario dell'alto sacerdote e poi ne riparleremo. Ok. Quindi. Però prima mi faccio un bel giro. Vabbè. Ciao ciao. Me ne vado. È pieno di whisky, ma il vino buono è difficile da far arrivare. Ma va bene il whisky, dai. Ehi Pietro, c'è qualcosa per me? Dove sei? Qua c'è un libro. Dai, leggiamo il libro. Allora, il libro nero. Ma chi se ne frega, non ci voglia. Ciao. L'ammiraglio ha fatto bene a reclutarti. Sì. Con il Lord Reggente al potere è cambiato tutto. Ma almeno Campbell è fuori gioco e mio zio è vivo. Certo, te l'ho detto prima. Ok. Vuoi dire che non sai fare la riverenza come si deve? Signore, non ho mai prestato servizio a un nobile. Questa non è una scusa. Devi imparare il decoro. A Loundpits, Lord e Dame erano di casa. In quel caso, immagino che non volessero essere riconosciuti. Affanculo al decoro, gli sputo nel piatto. Ciao, arricchiamoci. Che è? Ricordate che assalire un membro della milizia è diventato un reato punito con la pena capitale. Il tipo lì vestito di grigio somigliava un po' all'agente Smith di Matrix. Gli averi dei colpevoli saranno confiscati per legge. E non è nemmeno qui. Nessuno sa dove sia. Sappi che i nostri padroni la stanno cercando. Quindi siamo dentro Matrix. Oddio. A volte mi sembra che questa cospirazione sia come l'inizio di una barzelletta. Ma va? Un ammiraglio, un aristocratico e un sacerdote entrano in un pub. Chissà come finisce. Ma tu che cazzo... Ma questa è camera mia, che cazzo fai? Oh. Che cazzo vuoi? Vai fuori dal mio... dalla mia tana. Tu coso orrendo. Cioè, devi passare per forza da qui.
Bene ragazzi, questo gameplay finisce qui e ci vediamo ai prossimi video. Ciao ciao da Genetic DNA.